Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Marta e sono qui in tutto il mio splendore da struccata per un semplice motivo però, perché mi è arrivato un pacco super mega gigante da Primark e guardo lì perché è lì, è uno scatolone enorme e già che ci sono vi faccio vedere anche due, veramente due acquisti che ho fatto io da Rese qualche giorno fa e quindi finito di registrare questo video voglio registrarne un altro in cui uso delle cose che ci sono nel pacco. Non vi spoilerò niente, dopo capite subito, ma proprio subito. Quindi direi di non perderci oltre in chiacchiere e di iniziare. Direi di partire da questo che è il sacchetto con i due acquisti che ho fatto qualche giorno fa. E sono veramente due ragazzi, nel senso che sono uno e uno due. Al contrario, ok, adesso è dritto. Comunque, leviamo il sacchetto. Allora, ovviamente sapete la mia fissa per le tazze e che ho già tutte quelle Disney che ha fatto Primark e quindi quando ho visto questa qui di Dumbo, ovviamente ragazzi, cioè, non ho saputo resistere. Era proprio impossibile resistere. Queste tazze vengono 7 euro e sono fantastiche. Allora, sono scomodissime per fare colazione, però sono bellissime da vedersi. Guardate! No, ma ragazzi, ma quanto è meraviglioso, cioè, è troppo bello questo Dumbo. A parte che, non so se lo sapete, ma fra qualche mesetto, cosa c'è dentro? Un pezzetto di porcellana, perfetto. Fra qualche mesetto esce il film di Dumbo, finalmente, non vedo l'ora, quindi, cioè, dovevo troppo averla, mi piace troppo. E poi ho preso quest'altra cosa, Marta Passione Cappellini. È questo cappellino con le orecchiette e la scritta miau. Mi è venuto bene il verso, sono un buon gattino. Questo viene 4 euro e come potevo non prenderlo? Poi io amo i cappellini fatti così. Cioè adesso sono struccata, l'ho messo storto, vabbè, però mi piacciono veramente tantissimo. E credo che siano anche un po' gli unici che mi stanno decentemente, quindi compro sempre solo questa forma, questo modello, diciamo, ed era troppo bello per poterlo lasciare lì, decisamente. Adesso però passiamo al contenuto di questo, che come vi dicevo è lo scatolone ed è enorme. E oddio, cioè mi viene male, adesso lo apriamo. Non c'è tantissimissimo dentro, però, cioè, guardate, allora, partiamo da questo, è tipo un porta tablet, porta portatile, vedete è così, fatto da una parte tipo copelle e dall'altra è così tutta pelusciosa e abbiamo al suo interno un po' di cosine come questa qui, che è una cover per iPhone 6 più, 7 più, 8 più. Quindi plus, e è troppo troppo bella. Poi abbiamo quest'altra che è troppo carina con le pesche e tra l'altro credo che siano tutte tipo ruvidine glitterate. Sono troppo troppo carine. Poi abbiamo ovviamente quella abbinata alla custodia che è questa qui per sempre iPhone 6, 6S, 7 e 8, tutta così pelusciosa e multicolore. E poi sempre per iPhone, purtroppo perché io non ho l'iPhone, quindi queste le dovrò regalare tutte. Ah vabbè, le cuffiette, queste qua così, sono rosse con dei micro glitterini, non so se li riuscite a vedere. E queste vabbè sono universali. E poi abbiamo un cavo per iPhone con su tutte le bocche. E mi piace tantissimo questo pack così, vedete che belli rosa con tutte le bocche. Mi piace veramente tanto. Peccato che non ho l'iPhone perché queste erano veramente carine. Vabbè, imparo a comprare Samsung, però io mi trovo bene con Samsung, uffa. Vabbè, comunque andiamo avanti. Abbiamo questa che è una make-up bag praticamente, Magic Beauty Bag. Voi la vedete così bella, piccolina, compatta e questa qui tiene il mondo perché voi l'aprite così e qui praticamente poi voi la potete allargare. Vi faccio vedere, con due mani è molto più facile. Quando l'ho fatta vedere nelle stories è stato un disastro, non riuscivo più a farla vedere. E praticamente qua si apre
diventa enorme, è un po' il concetto, non so se le avete mai viste, dei, oddio mi sto incastrando nel velcro, è un po' il concetto dei tappetini quelli per i bambini, per i giochi, che praticamente i bambini giocano e poi il tappeto lo si richiude, i giochi rimangono tutti all'interno e si sistema tutto. Questa è la stessa cosa per il make up, nel senso che voi mettete qua in mezzo il make up, il beauty, quello che volete, e lo aprite quando vi serve, così vi si crea tutto lo spazio bello aperto. Quando non vi serve più, richiudete stringendo e scompare tutto. È veramente comodissimo perché diventa molto molto piccolo, si richiude e via, voi siete a posto. Questo ovviamente è fatto per espandersi e contenere tutto e è super comoda, tra l'altro costa veramente pochissimo. Qua me l'hanno cancellato, però mi sembra di aver visto 3,50€, 4,50€, quindi davvero fantastico. E poi, prima di farvi vedere la cosa che mi serve per il prossimo video, vi faccio vedere un'altra cosa che c'era qua dentro ma che ho appeso perché è troppo grande e si rovina. Quindi togliamo questo e vado a prenderla. Eccola qui, praticamente mi hanno mandato un cappotto che tra l'altro ho già visto sulla loro pagina, è super super gettonato. Questo mi sembra che venga a 30€, è fatto così, tutto scozzese, però pied pull, credo di averlo detto giusto, e è abbastanza lunghino. È una forma a uovo, quindi non è aderente in vita, è un pochettino dritto, quindi non è delle forme che più mi stanno bene, perché avendo il sedere rotto poi dopo stringe sul sedere e mi sta largo in vita. Io preferisco forme che siano più strette in vita e più larghe sotto, vabbè, dettagli, però è molto molto bello e lo userò veramente tanto, lo terrò aperto così non ho questi problemi. E niente, poi non è neanche super super pesante, quindi potrei già iniziare a usarlo fra poco, quando inizierà un pochettino più di fresco. Per il momento no, perché fa troppo caldo, però fra un po' si può iniziare ad usare. E poi per finire abbiamo questo contenitorino che è sempre tipo per viaggiare, si chiama Magic Washing Duffle, per mettere tutti i prodotti beauty all'interno, e è pieno raso di prodotti. Di che tipo? Di pennelli, e non vedevo l'ora perché ho sentito parlare molto bene dei pennelli di Primark. Scusate, mi rigiro verso di voi, non so perché ero un po' storta. Comunque stavo dicendo che ho sentito parlare benissimo dei pennelli di Primark e volevo troppo provarli, quindi adesso, visto che sono tantissimi, li apriamo tutti insieme uno a uno e li tiriamo già fuori, perché così adesso, finito di girare questo video, girerò un video, guardo lì perché lì c'è la postazione trucco, cioè voi cercate di immaginare me che guardo varie cose, perché succede questo nei video. Quindi appena finisco di registrare questo video giro un video in cui mi preparo con voi e proviamo tutti questi pennelli, perché non vedo l'ora. Allora, partiamo da questo che è Large Powder Brush. Quindi praticamente è powder, è in generale polveri, credo che voglia dire, quindi potrebbe essere utilizzato per la cipria, così grande. Sì, io direi che io lo utilizzerei per la cipria. Si potrebbe anche utilizzare per sfumare un po' il contouring, però io lo faccio già così leggero che non c'è niente da sfumare, quindi questo è uno. Credo ovviamente che siano tutte setole sintetiche. Sì, sono tutti pennelli vegani e questo è il numero 115. Poi 106, Buffing and Blending Brush, è questo pennello qui, e vediamo cosa dice: pennello buffing e sfumatura pro, quindi questo qui. Ecco, io questi qui di solito li uso invece per il blush, perché a me il blush non piace super definito e avendo la setola doppia così rimane più vuoto e quindi preleva e rilascia meno prodotto, quindi a me piace per questo genere di cose. Poi abbiamo il Foundation and Concealer Blending Brush, questo è il 102 e come dice il nome è per il fondotinta e il correttore. È veramente stranissimo perché guardate, è tagliato così dritto ed è un po' triangolare, è veramente veramente strano. Bah, proviamo. Poi il Large Fun Brush, che di solito viene utilizzato per il contouring. Vediamo loro cosa dicono. È il 118, pennello a ventaglio grande pro. Sì, diciamo che lo usa per... qua lo usa più per l'illuminante. Però io l'ho visto più utilizzato per la terra di solito, perché vedete, è perfetto per metterla qui. Però vabbè, vediamo.
Poi Smoky Eye Brush Set. E qui abbiamo il 250, che è il Pencil and Powder Smudged Brush. Il 251 Eye and Crease Contour Blush Brush, scusate. E il 252 Eyeshadow Blending Brush. Quindi, praticamente, tiriamoli fuori e vediamo. Questo qui è il 250 e è praticamente per applicare l'ombretto. Poi abbiamo questo che dovrebbe essere per sfumare. Sì, in teoria per sfumare. E questo qui è un po' più piccino, che è un po' più da precisione, quindi magari per fare l'angolo interno, sotto, per delle zone un po' più piccine, diciamo così. Poi abbiamo il Foundation and Contour Brush, questo qui è il 110 e è sempre da fondotinta o per il contouring magari in crema anche. È piatto, è tagliato proprio perfetto, vedete, ed è molto molto sottile. Io di solito non uso questo tipo di pennello, però possiamo provarlo. Questo sembra fantastico perché si chiama HD Kabuki Brush, è il 101 e è un kabuki, è stranissimo perché, vedete, è triangolare, è pazzesco, è veramente allucinante. Tra l'altro le setole sono tutte stramorbide, è una cosa pazzesca. Poi abbiamo il Tapered Blush Brush, quindi per il blush. Questo è il 116 e c'è scritto pennello affusolato da Fard Pro. Qua sono tutti pennelli pro, ragazzi. E vabbè, la smetto di fare la mongola. Comunque, guardate che belle le setole. È super super morbido questo qui. E poi abbiamo un altro set, è il Concealer Brush Set. Quindi per il correttore, e abbiamo il 120, che è questo qua, il Circular Concealer Brush, e in realtà li utilizza tutti e due negli stessi punti, però vabbè, questo qui è piatto e tondo, questo qui invece è piatto nell'altro verso e a punta, e questo è il Precision Concealer Brush. Ragazzi, ce ne sono ancora. Pochi, perché ce ne sono solo tre, mi sa, però ce ne sono ancora. Abbiamo il Buffing Brush, strano, 107 è il numero, ed è un pennello buffing per cipria compatta pro. Io non uso ciprie compatte, però, vabbè, potrei iniziare a usarle, però è troppo grosso, non esce. Oddio, ce la posso fare? Sì, ok, eccolo qui. C'è già un peletto che esce. Allora, diciamo che all'inizio si escono i peletti, è normale. Se continuano a uscire anche dopo un po' di utilizzi, no. Questo qua è il 107, che sembra quasi più un kabuki, vabbè. Poi abbiamo il Flathead Contour Brush, che è il 111. Cioè, è piccolissimo. Guardate, è pazzesco. E dice che è da contouring a testa piatta. Oddio, ma... guardate, praticamente, non so se vedete, è tipo bucato al centro, è stranissimo, e poi è super piatto, è una cosa allucinante. E ultimissimo, sì, perché poi abbiamo finito, rimane solo questa, che è la makeup bag, abbiamo questo qui, che è il Foundation and Concealer Duo Brush, è il 103, e è praticamente doppio, come dice la parola, è un duo, e non riuscirò mai ad aprirlo perché è super chiuso bene. Apriamolo da sotto. È davvero stranissimo, però hanno fatto una genialata, nel senso che, essendo duo, gli hanno messo il tappo sia sopra che sotto, così li si possono riporre anche in piedi, decidendo da che lato metterlo, quindi se così o così, senza rovinare il pennello. Questa è una grandissima genialata, è la prima volta che vedo fare una cosa del genere e sono molto contenta, perché davvero il pennello si rovina se lo mettete in piedi con le setole schiacciate, quindi alla fine finisce che rimane integra solo una delle due estremità, così invece non si sbaglia assolutamente. Quindi da un lato abbiamo fondotinta e dall'altra il correttore, e con questo abbiamo finito. Questa ve la faccio vedere meglio, è la makeup bag, la beauty bag che vi dicevo prima, ha al suo interno qualche taschina. Magari, aspettate, la giro completamente così la vedete meglio, perché essendo tutta nera, se no non si vede assolutamente nulla.
Ok, praticamente vedete com'è fatta all'interno. Questo è l'interno tirato all'esterno. Qua ci sono delle retine per mettere dei prodotti, magari quelli più piccoli che si perdono. Ci sono tre retine e c'è questa specie di mini marsupietto, non so come chiamarlo, un altro piccolino. E qui ancora ci sono questi, vedete? Non so, per mettere... sono elastici, anche questi sono elasticizzati e boh, per metterci quello che volete. E poi anche questa, come quell'altra, si chiude con il nastrino qua, vedete? La chiudete così e il gioco è fatto. È veramente comodissima per andare in viaggio. Adesso sinceramente non so perché devo partire, probabilmente quando voi vedrete questo video io sarò già partita, però vabbè, comunque non so quale portare perché ne ho queste due di Primark e una di Mr. Wonderful e devo capire quali portarmi via perché di sicuro mi porto via i trucchi, mi porto via i beauty eccetera eccetera, quindi ho l'imbarazzo della scelta su dove metterli. Comunque adesso bando alle ciance, la smetto di parlare e mi metto subito a registrare l'altro video in cui provo assieme a voi tutti questi meravigliosi pennelli di Primark che assolutamente non vedo l'ora di provare. Quindi anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi piaccia anche che ogni tanto cambio postazione, ve l'avevo chiesto su Instagram e il tipo 60% aveva detto postazione solita, fissa, però per accontentare anche gli altri ogni tanto magari mi sposto, faccio la maggior parte dei video alla scrivania e poi magari qualcun altro ogni tanto lo faccio in giro come sto facendo adesso. E niente, la smetto di parlare per davvero a questo punto, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e niente, vi mando un bacione e alla prossima con un nuovo video. Ciao!